Oltre ai tanti giovani già presentati, Suarez ha fatto esordire oggi il 19enne Guida, messo con profitto alle costole di Altafini. Soprattutto nel primo tempo si è visto pochino. Si possono anche trovare attenuanti, l'Inter largamente rimaneggiata e la Juventus reduce della fatica di mercoledì. Da segnalare soltanto questo attacco dell'Inter con un'occasione per Rossi creata da Boninsegna. Dalla destra ha mancato però il tocco decisivo. Nell'intervallo Parola deve aver suonato la sveglia ai suoi giocatori e già in avvio Gentile fa tutto da solo e il suo tiro, deviato da Bordon, sfiora il montante. Poco dopo, Bettega spara su Bordon da distanza ravvicinata e il portiere blocca la susseguente conclusione di Furino. Ormai la Juventus ha preso le redini della partita, la sua spinta è notevole e l'Inter è stretta in difesa. Altafini riesce un paio di volte ad avere la meglio su Guida nei colpi di testa, ma mette a lato. Ed è proprio nel bel mezzo della pressione juventina che all'Inter si offre la miglior palla a gol. L'azione nasce da un disimpegno sul calcio d'angolo ed è Moro che lancia Boninsegna scattato a tempo. Più bravo del numero 9 è però Zoff che gli si butta davanti e respinge con un ginocchio. 30 secondi dopo il gol juventino. Calcio d'angolo di Causio, respinta della difesa e su doppio tiro di Anastasi, la palla schizza infine ad Altafini e quindi a Capello che fa centro. Bordon riesce soltanto a frenare il pallone ma non a fermarlo. La Juve così vince e consolida il suo primato in classifica.